Ritengo che sia stata una bella sceneggiata da parte del presidente Emiliano, perché Alessandro De Battista è a diversi chilometri da qui, per non parlare del fatto che non è al governo. Tra l'altro io ho anche letto che il presidente Emiliano ha detto che secondo me non c'è niente da fare per TAP. Io questo non l'ho mai detto. Noi stiamo lavorando per quanto riguarda TAP per bloccare l'opera, non siamo per il meno peggio, o perlomeno non siamo arrivati al punto di valutare il meno peggio. Abbiamo sempre sostenuto che TAP non è un'opera strategica per il nostro paese. Inoltre abbiamo anche rappresentato molte questioni ambientali che stanno anche nella questione delle emissioni della cabina di depressurizzazione, per cui a qualsiasi altro approdo noi abbiamo sempre detto di no. Ora, quello che io ho detto in questo mese e mezzo, perché si sta parlando di solo un mese e mezzo che noi siamo al governo, è che quest'opera è vincolata da un trattato internazionale, non giochiamo con la semantica, perché è un accordo intergovernativo ratificato a maggioranza in Parlamento, è un trattato internazionale perché consta tra l'altro da diversi articoli, è una questione complessa da affrontare. Non è una barzelletta, non è una chiacchiera, non è un post su Facebook, si deve lavorare molto seriamente, perché quello che a noi interessa è non arrecare danni al nostro paese e soprattutto a Melendugno e a San Foca. Ma questo, tutto questo si sapeva comunque già da prima? Certo che si sapeva già da prima, tant'è signora, perché se vogliamo fare un po' di giornalismo d'inchiesta basterebbe andare a guardarsi qualche video che anch'io ho fatto prima della campagna elettorale a Melendugno, in cui esplicito la complessità dell'opera e di tutto quello che c'è intorno. Vorrei ricordare ad esempio che quando andai a fare un accesso agli atti ai vigili del fuoco per quanto riguarda la normativa Seveso, mi venne rifiutato perché non soggetto e portatore di interesse, malgrado fossi già parlamentare. Quindi anche qualche scienziato che dice che come parlamentare dovrei sapere tutto, non è così. Ma comunque in campagna elettorale a Melendugno c'è un video, come avete tirato fuori gli altri, tirate fuori anche questo, in cui io dico che non abbiamo la bacchetta magica e che sarebbe stato complesso. Noi siamo al governo da 45 giorni. Quello scempio l'ha voluto il Partito Democratico nel pieno silenzio di tutto il Partito Democratico e di Liberi Uguali, che allora ha votato abbassando la testa e che adesso invece fa le interrogazioni. Governare significa alle volte anche essere contestati. E se essere contestati... Se essere contestati determina addirittura una violazione grave delle regole istituzionali, perché il Ministro oggi ha portato offesa alla Regione Puglia. La Regione Puglia ha invitato il Ministro per parlare della sintesi di due progetti. Nessuno di noi si permetterà di replicare in sede politica alle accuse farneticanti del Ministro, che, ripeto, evidentemente è stata colpita da una contestazione che peraltro ha colpito me alla stessissima maniera qualche mese fa durante la presentazione di un festival cinematografico, e non ho certamente dato in escandescenze come ha fatto oggi la Ministra. Oggi noi avevamo invitato la Ministra per discutere come portare a sintesi due progetti. Uno, che era un progetto del 2011, concepito nel 2011, che oggi può essere portato a sintesi con un progetto migliore che colleghi l'aeroporto di Brindisi al tracciato ferroviario, senza invece ricorrere ad un'ipotesi di minore importanza. Succede, governando, di avere la possibilità di migliorare i progetti precedenti, e siccome i due progetti correvano insieme e rischiavano di essere, sì, questo, uno spreco, oggi l'avevamo invitata con educazione e gentilezza ad una riunione di lavoro, che peraltro non avevamo neanche comunicato, proprio per mantenerla riservata. È stato il Ministro a convocare la stampa e a fare la comunicazione, perché evidentemente aveva già intenzione di fare questa sceneggiata intollerabile, che, ripeto, ha portato offesa alla Regione Puglia, perché io non posso replicare in sede politica ad un Ministro che dovrebbe venire qui solo per lavorare. Presenterò al Presidente del Consiglio le mie lamentele per questo evento, che considero veramente fuori da ogni considerazione. Io non credo di avere mai assistito ad una sceneggiata di questo livello, cioè
un invito di una regione ad un ministro per lavorare che viene trasformata in una campagna elettorale permanente che, ripeto, posso giustificare solo a causa, e le avrei dato anche la mia solidarietà, di questa contestazione ricevuta, che peraltro, onestamente, avevo considerato tra me e me assolutamente, diciamo così, eccessiva, come ho considerato la stessa mia contestazione per ragioni identiche, molto, molto dolorosa da sopportare. Ora, se il ministro è tornato qui e si è seduta di nuovo per scusarsi e per dirmi che vuole ricominciare a fare il ministro e vuole ricominciare a comportarsi in modo educato a casa della Regione Puglia, io sono felice, accetterò le sue scuse e proseguirò il lavoro. Altrimenti, se viene qui perché deve rifare un'altra sparata di natura politica, che ripeto, considero insensata, fare il ministro è una responsabilità enorme, si giura sulla Costituzione, non solo per servire con onestà le istituzioni, ci mancherebbe, questo è un presupposto, ma anche per comportarsi in modo istituzionale. Glielo dico, siccome non ci si inventa nelle istituzioni, purtroppo, non si può trasformare improvvisamente in persone delle istituzioni in grado di rispettare le regole che nelle istituzioni sempre si... Provate a immaginare il contrario, se io in una conferenza stampa al Ministero del Sud ne avessi approfittato per fare un attacco politico al Movimento 5 Stelle, sarebbe stata questa una cosa intollerabile. Siccome so che questa è un'iniziativa personale del Ministro, che non ha niente a che vedere con la posizione generale del Movimento 5 Stelle, perché sono certo che questo incidente istituzionale il Presidente del Consiglio lo riprenderà e cercheremo di superarlo come si superano gli eccessi di comunicazione, gli eccessi di emotività. Io mi auguro che il Ministro adesso non peggiori la situazione. Posso? Ulteriormente replicando. Le ricordo Ministro, che lei è a casa della Regione Puglia, è a casa dei pugliesi, è a casa dei pugliesi. Quindi si comporti in modo adeguato al rispetto che lei deve avere nei confronti dei pugliesi che l'hanno invitata per lavorare, non per fare polemica. Vorrei sottolineare il punto che durante la riunione noi abbiamo parlato solo dello snodo ferroviario, che è la presunzione del Presidente Emiliano di imbeccare il Premier Conte circa un eventuale rimprovero che dovrebbe essere rivolto a questa persona, che invece in virtù del fatto di essere parte del Movimento 5 Stelle parla in nome e per conto del Movimento 5 Stelle, che non può accettare le sceneggiate su Facebook da parte del Presidente Emiliano, che viene a chiamare una persona che non fa parte del governo. Punto primo. Durante l'incontro noi abbiamo parlato di un problema e io voglio fare e voglio evidenziare in questo punto che tutto quello che io ho evidenziato non ha avuto una sola risposta nel merito da parte del Presidente Emiliano. Ricordo inoltre che la domanda su TAP è venuta dalla stampa e dal momento che nelle settimane precedenti la stampa già sapeva che ci saremmo incontrati qui e non l'avevo detto certo io. Non c'è niente di segreto, perché si può dire e si deve dire alla stampa che ci stiamo incontrando. Se al Presidente Emiliano invece brucia il fatto che voi siate qui e che io abbia potuto rispondere a una mera provocazione, come sono state tutte quelle fatte fino ad oggi. Tra l'altro il Presidente Emiliano già 3 settimane fa ha messo un bell'articolo sul giornale in cui dice di avermi richiesto 2 miliardi tramite una lettera al capo di gabinetto e dopo 3 settimane ancora quella lettera non è arrivata. Quindi prima passa dalla stampa e poi passa dai cittadini. Allora, se c'è il rispetto delle istituzioni, quando si dice qualcosa al cittadino si dice la verità. Io non sono affatto turbata dal fatto di essere stata contestata, perché forse anche voi non lo sapete, e allora ve lo dico, io dal comitato NoTap sono stata già contestata in campagna elettorale, perché io dissi al comitato NoTap che non avrei mai accettato insulti o offese o umiliazioni nei confronti delle forze dell'ordine, e che è giusto che si protesti, ma a mio avviso nel pieno rispetto della civiltà anche delle forze dell'ordine che stanno lì a svolgere il proprio lavoro. Poi se ci sono degli abusi è giusto anche che venga informata la procura, stessa cosa che io dissi allora prima della campagna elettorale, durante la campagna elettorale, e veni fischiata già da allora, quindi io non mi turbo affatto, figuriamoci se 2 fischi mi possono turbare. Io sono turbata dalla scostumatezza istituzionale
del presidente Emiliano, che anziché interferire ed interloquire con il governo, dal quale ha avuto massima disponibilità già dai primi giorni, è andato a richiamare una persona che non c'entra assolutamente nulla e che si ritrova a migliaia di chilometri e che non può dargli alcuna risposta.